rinoplastica maschile. Oggi vi presento un caso di rinoplastica maschile dove vediamo nel profilo il classico gibbo. Gibbo che è accentuato da una punta che ha una scarsa proiezione. E nel dettaglio, se vediamo che cosa è il fattore che dà una scarsa proiezione alla punta, è un lobulo che è contrassegnato con la L nella foto, nella seconda foto preoperatoria di spiegazione, è la parte anteriore alle narici, che è eccessivamente corto. Normalmente, se consideriamo tutta la proiezione della punta, dovremmo avere un rapporto di 2/3 di columella e 1/3 di lobulo. Qui il lobulo è un po' corto, quindi che cosa è stato fatto? Prima di tutto la correzione del gibbo. Poi un innesto columellare per dare sostegno alla punta, sostegno soprattutto per garantire la posizione della punta nel lungo termine, e un innesto cartilagineo per avere un allungamento, per ottenere un allungamento del lobulo, quindi rendere il lobulo proporzionato alla lunghezza della columella. Una combinazione di innesti tra l'innesto di Shin e l'innesto di Peck, che vedete nel nostro disegno per spiegare meglio questi innesti che sono stati prelevati dal setto nasale. Quindi rinoplastica con accesso endonasale, quindi closed, e nel fotografia post-operatoria, il risultato dopo 3 mesi.